Buongiorno a tutti. Non sembra che il servizio di trasporto offerto da Riva Veneto sia molto apprezzato, soprattutto ora in estate, stagione che vede il moltiplicarsi dei disservizi e a causa delle problematiche dovute alla viabilità, al maggior traffico che provoca code e rallentamenti. Un problema che si ripresenta ogni anno e che Riva Veneto sul territorio ormai da 3 anni dovrebbe conoscere e per rimediare al quale però non sembra fare nulla. Un report è stato fatto da Beniamino Boscolo Capom, capogruppo di Forza Italia, che nelle ultime settimane ha potuto verificare con l'utenza il genere di disservizi delle quali si sente vittima. È il terzo anno appunto che Riva Veneto lavora sul territorio. In quest'arco di tempo che organizza il servizio dovrebbe aver preso atto della situazione, dovrebbe aver capito che l'aumento di traffico in estate è ormai fisiologico e che quindi sono fisiologici i ritardi. Non si capisce pertanto il motivo per cui il servizio attuale non venga integrato e implementato da corse bis o da tappabuchi. Altro punto fragile della gestione è il non tener conto della soddisfazione del cliente nel momento in cui si lascia l'utenza per 3 ore in attesa sotto il sole, come sembra sia accaduto domenica nel capolinea di Venezia. Cosa abbia fatto Riva Veneto anche per aumentare il customer care? Anche questo è una cosa apparentemente ignota. Si tratta di accudire all'assistenza del cliente. Sembra che non ci sia un numero da chiamare a cui qualcuno risponda. Non viene data risposta ai messaggi lasciati su WhatsApp e la risposta alle mail arriva dopo giorni, sempre che arrivi. Eppure a CTV, ricorda Beniamino Boscolo, riusciva ad offrire un servizio organizzato. Bene o male, tutto funzionava. Come mai Arriva Veneto riesce a fornire solamente autobus nuovi? Questo per garantire il servizio non può essere sufficiente. Lo leggo su Chioggia Azzurra. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17, anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. La pizza da Leo ti aspetta. Due i punti che Mauro Armelau, candidato sindaco della Lega, ha discusso ieri davanti alle telecamere di Chioggia Azzurra. Il primo verte su Piazza Todaro, per la quale Armelau chiede all'amministrazione comunale le motivazioni che la spingono a tenerla preclusa al traffico. Una piazza ristrutturata per essere pedonabile, in modo da poter creare eventi e manifestazioni, ma lasciata poi a se stessa fino a quando poco alla volta si è trasformata in un parcheggio alquanto selvaggio. Armelau quindi chiede che torni alla sua valenza, via di sfogo del traffico per coloro che provengono da Viale Venezia, diventando un'alternativa alla viabilità che può solo giovare a snellire il traffico. Nel secondo punto, invece, Armelau vuole chiarire il comunicato rilasciato nei giorni scorsi, che ha visto reagire e replicare l'assessore alla polizia locale Gianni Cavazzana. Dispiaciuto di essere stato frainteso, proprio quasi esclusivamente dall'assessore, afferma che non era nelle sue intenzioni delegittimare la polizia locale, con la quale vige un rapporto di massima collaborazione. Il suo intervento voleva evidenziare invece la necessità della presenza della polizia locale anche oltre le ore 20, orario invece in cui gli uffici della polizia chiudono. Armelau porta un esempio: se dopo le 20 fosse stato necessario un intervento per liberare un passo Carraio, anche la polizia di Stato potrebbe portarlo a termine, tenendo però impegnati equipaggi che sono organizzati nell'eventualità per intervenire in faccende di maggior conto, quali potrebbero essere i furti. In questo caso la presenza qualificata e professionale degli uomini della polizia locale sarebbe di supporto. Si potrebbero effettuare più interventi nello stesso istante. In una località turistica come la nostra, la polizia locale dovrebbe garantire la propria presenza sul territorio anche oltre le ore 20. Questo è il succo del comunicato. Dopo i candidati che sono finora presentati per la carica di sindaco, ieri la notizia del nome che si presenterà per il Movimento 5 Stelle. Si tratta di Daniele Stecco, assessore attuale alla pesca, agricoltura, mercati partecipati e bilancio, appunto nell'attuale giunta Ferro.
Il suo nome si aggiunge così alla rosa, composta da Lucio Tiozzo per il Partito Democratico, Mauro Armelao per la Lega, Alessandra Penso per Obiettivo Chioggia, Roberto Rossi per Energia Civica e Mirko Righetto per il Grande Nord. Mancano all'appello ancora Fratelli d'Italia e Forza Italia, che non hanno fatto alcun nome ma che probabilmente lo faranno nei prossimi giorni, anche perché il tempo stringe. Sembra che da anni vada avanti una situazione di inquinamento ambientale, probabilmente imputabile ad un'attività che da anni sversa l'olio esausto liberamente dentro un cassonetto del rifiuto secco. L'olio, trovando pertugi, finisce poi col fuoriuscire dal bidone, riversandosi a terra, sulla pavimentazione stradale. Ci sono foto a segnalare la situazione, la prima risale al 2017, denunciante appunto la situazione di degrado. La pavimentazione stessa dimostra quanto persistente sia il problema, le tracce dell'unto sono ormai sedimentate e indelebili dalla pavimentazione. Spesso gli ispettori Veritas fanno controlli e multano anche per il pezzo di carta gettato nel bidone non corretto, e questa volta invece la loro azione sarebbe oltremodo necessaria. L'isola ecologica incriminata è quella sul lungo Lusenzo, lato sud, nel campetto conosciuto come quello delle quattro panchine. Qui i cassonetti sono semi nascosti alla vista da altre piante di oleandro e non sono quindi visibili dalle abitazioni circostanti. Chi getta rifiuti in quest'area non viene visto ed è quindi facile che qualcuno, meno attento alle necessità dell'ambiente, getti qualsiasi cosa in completo anonimato. L'olio buttato potrebbe provenire quindi da un'attività commerciale di ristorazione, come da qualche pescatore. Della situazione che persiste da anni è stato messo al corrente il sindaco Alessandro Ferro e il vice sindaco Marco Veronese, assessore alla sicurezza. Segnalazione che è stata accompagnata da un centinaio di firme raccolte tra i residenti perché l'area venga dotata di una telecamera di videosorveglianza, contestualmente al fatto che si stava procedendo alla dotazione di telecamere su tutto l'anello del Lusenzo. Chi ha fatto la segnalazione ad oggi non ha ricevuto comunque alcuna risposta. Nell'isola ecologica non ho soltanto l'olio esausto ad essere buttato in modo indebito. L'area viene usata anche come discarica a cielo aperto, come tutte quelle leggermente discoste dalla vista. Un atteggiamento che manca di rispetto all'ambiente, di cui tutti dovremmo avere più cura, ma che manca di rispetto anche a tutta la comunità e ai residenti dell'area. Con l'occasione ricordiamo che i cittadini possono conferire l'olio alimentare usato nella sede Veritas di Brondolo negli orari indicati sul sito o all'ecocentro in Valdaria Borgo San Giovanni dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12. I responsabili e i gestori delle attività commerciali non possono versare oli vegetali esati e residuati nella pubblica fognatura. Dovranno conferirli mediante accordo diretto col gestore per il loro ritiro presso la propria attività, fermo restando che potranno conferire i medesimi rifiuti presso l'isola ecologica. La sanzione per chi non conferisce l'olio esausto ai soggetti indicati va dai 270 ai 1550 euro. L'olio non va addirittura lasciato raccolto in bottiglie vicino ai cassonetti, in quanto non è smaltibile, quindi è pericoloso. Tanto peggio se lasciato così libero, come viene denunciato. Si ricorda anche che Veritas ha un sistema di raccolta di rifiuti ingombranti, basta chiamare al numero indicato sul sito, tenendo a portata di mano una bolletta per poter dare il codice cliente. Anche questo è un servizio gratuito. Per l'inciviltà invece non c'è rimedio, per quella dovrebbe esserci la gogna, per quanto anche solo mediatica. La mattina di giovedì non si è distinta per il rispetto delle aree adibite a parcheggio, in particolar modo in fondamento a Canal Lombardo, dove un lungo serpentone di auto parcheggiate si è snodato proprio sulla riva, rendendo ancora più angusta la carreggiata che con questo restringimento non permette il doppio transito di circolazione. In questa occasione sono intervenuti gli agenti di polizia locale che con blocchetto di verbali alla mano ne hanno staccato circa una cinquantina. I residenti si chiedono se, piuttosto che sanzionare, quindi punire un atteggiamento già fatto, non sarebbe meglio prevenire, mettendo una transenna, un segnale o un addetto a inizio fondamenta, per avvertire chi vi accede, soprattutto turisti stranieri, che non vi sono parcheggi e che deve andare forzatamente da un'altra parte. La sanzione non rimedia la situazione. Le vetture, seppur sanzionate, costituiscono comunque il tralcio, mentre la prevenzione impedirebbe che in tralcio ci sia. I residenti lamentano che questa situazione è stabile, giovedì mattina è soltanto più acuita.
ma a qualsiasi ora del giorno, di qualsiasi giorno della settimana, molti sono i veicoli, anche furgoni, che vengono parcheggiati in divieto, causando impedimento o rallentamento all'eventuale passaggio di mezzi di soccorso, con le conseguenze ben immaginabili. Non sono però soltanto le auto a causare disagio in questo contorno di Chioggia. Una situazione di parcheggio anarchico si trova anche in fondamento a Merlin, dove non si contano le biciclette parcheggiate addossate una all'altra, messe in modo tale da consentire appena il transito di una sola vettura. Esiste, a lato imbarcatero all'ICTV, un pontile non degno della peggiore periferia. Si potrebbe ipotizzare di sostituirle con uno nuovo, adeguato, temporaneo, se vogliamo, da utilizzare come parcheggio per le biciclette per toglierle dalla carreggiata e dare un poco di ordine alla situazione disastrosa attuale. Sull'Usenzo. Sono molte le abitazioni che si affacciano sull'Usenzo al centro di una diatriba tra chi era convinto di esserne il legittimo proprietario e il demanio, anche solo per porzioni e microporzioni delle stesse abitazioni. Negli anni 20 del secolo scorso ai cittadini venne data la possibilità di acquisire il terreno per costruire la propria abitazione in cambio di un lavoro di bonifica del terreno stesso, accordo rimasto però verbale. Nel frattempo molte abitazioni hanno cambiato proprietà o sono state date in eredità o date in affitto, il tutto con atti regolari stipulati davanti a un notaio. A un certo punto il demanio, proprietario sulla carta dei terreni, ha cominciato a richiedere per le aree occupate i canoni di affitto, per importi che in alcuni casi hanno raggiunto anche cifre molto importanti, centinaia di migliaia di euro per alcuni nuclei familiari. Una spada di Damocle sulla testa di centinaia di famiglie, alle quali è giunta in soccorso però la politica, in un alternarsi di buone e cattive notizie. Nell'ultimo consiglio comunale, tenutosi il 18 agosto ultimo scorso, è stata approvata una delibera che individua i criteri di calcolo del valore dei terreni, in modo da poter raggiungere cifre sostenibili per concordare l'acquisto da parte dei cittadini delle proprie porzioni di abitazione. Da giorni mezzi della RAI si aggirano nell'area attorno al Duomo, stanno preparando la diretta per il tiro della balestra da banco antica per la vittoria del Palio della Marciliana per l'anno 2021, dopo la sospensione a causa pandemia dello scorso anno. A dire il vero, la Marciliana sarà sospesa, è stata sospesa anche quest'anno a causa proprio della pandemia. Si doveva svolgere un paio di mesi fa, il terzo fine settimana di giugno, ma l'amministrazione comunale ha preferito non correre il rischio di creare nuovi focolai di contagio per il Covid e ha preferito rimandare al prossimo anno. Scelta che, come quella fatta per la sospensione della Sagra del Pesce, ha causato molto malanimo e insoddisfazione tra i cittadini che si sono sentiti privati dei due eventi principali dell'estate chioggiotta. Sembra sia stata la stessa Rai 3 a richiedere che venga svolta almeno questa parte dell'evento, molto seguito sulla rete, in modo da trasmetterlo in diretta su Rai 3 domenica 22 a partire dalle 17:30 dal campo del Duomo di Chioggia. Segno di quanto la Rai punti sull'evento e l'informazione dello stesso che viene passata all'interno del TG3 Veneto da almeno un paio di sere a questa parte. Covid. Zaia, nella diretta di ieri dal punto di stampa presso la sede della Protezione Civile di Mestre, ha annunciato che i ricoveri sono in lenta ma inesorabile ascesa, soprattutto nelle terapie intensive. Seppure la curva sia in salita, però i parametri del Veneto restano da zona bianca. L'80% dei pazienti in terapia intensiva non sono vaccinati.
L'unica arma contro il Covid è il vaccino. Chi non sarà vaccinato, conclude Zaia, in autunno potrà infatti correre un maggior rischio. Giovedì 26 agosto dalle ore 19:30 presso l'hotel Airone ci sarà la presentazione del settore giovanile dell'Union Clodianse Chioggia Sottomarina. Saranno presenti gli allenatori, i dirigenti, le squadre e i protagonisti. Una stagione che si prospetta fondamentale con l'auspicio di una definitiva ripartenza per tutti i ragazzi che dopo 2 anni così incerti meritano di tornare a sognare indossando la maglia granata. Per seguire la serata sarà prevista la diretta streaming dell'evento sulla pagina Facebook dell'Union Clodianse, in modo da permettere a tutti i genitori, tifosi e appassionati di seguire l'evento. Cosa fare oggi? Gli eventi di oggi, sabato 21 agosto, a Chioggia. All'Isola dell'Unione, nel contesto della 14ª Festa del Pesce Azzurro, ci sarà uno spettacolo di musica hip-hop, Muppet Dance. Le cucine della festa apriranno dalle ore 19. La festa è un grosso successo, tanto che le file, le code ordinate, si estendono anche fino alle 9:30 di sera. Anche oggi, dalle 20 alle 24, il centro di Sottomarina è pedonalizzato. Viale Veneto, Viale Venezia e Viale Padova sono tutte per i pedoni. Potete ammirare al meglio quindi l'installazione della Cracking Art in Piazza Italia, circuito favole urbane. Questa sera sul lungomare di Sottomarina al mercatino dalle ore 20 alle 24, dalla storia al calcetto. In centro storico Chioggia TV con il comune di Chioggia, Banca Patavina e Ascom Confcommercio organizza un importante evento che tra le altre cose proporrà un'esposizione in piazza en plein air di una decina di artisti locali, oltre ad altri spettacoli e occasioni di intrattenimento diffusi per il centro del corso. 2 saranno gli spettacoli comunque principali organizzati in quest'ambito, uno a Vigo e uno a San Domenico, entrambi curati da Elementars, un grande gruppo a livello internazionale, i cui spettacoli ravvivano il Carnevale di Venezia a Cannareggio. Gli spettacoli avranno un grande impatto coreografico e scenografico, terranno tutti incantati con lo sguardo puntato. Un'anticipazione la trovate sulla pagina Facebook di Chioggia Azzurra. Per l'occasione saranno aperti anche la Torre di Sant'Andrea e la Torre di San Domenico, sulle quali potete accedere per vedere il panorama dall'alto di Chioggia, in notturna. Bambini alla scoperta di Sottomarina, l'iniziativa proposta ai piccoli ospiti che prevede una passeggiata alla scoperta del centro storico di Sottomarina, animata da canzoni tradizionali e da una caccia di tesoro sui murazzi. Il ritrovo sarà presso la forneria di Mauro Mazzucco, in via San Marco 570, a Sottomarina a partire dalle ore 9:30. Costo ai bambini dai 4 ai 12 anni 10 euro, l'adulto accompagnatore obbligatorio 6 euro. La prenotazione è da effettuarsi presso il consorzio con Chioggia Sì o all'ufficio IAT sul lungomare Adriatico a Sottomarina. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 21 agosto, è la farmacia Al Lido, in Viale Padova, a Sottomarina, appunto, io vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti! Thank you.